Amici miei, nemici miei. La mancanza di rispetto. Ce l'avete presente le aziende che non rispettano il tuo tempo, non rispettano il tuo valore, non rispettano la tua professionalità? Come ti mancano di rispetto? Con la maleducazione, e questa è una cosa che non va accettata nei clienti. Avete presente quanti cafoni ci sono? Io vi garantisco, di gente in gamba di successo non ho conosciuta tanta, quanto più sei in alto, quanto più sei educato. Perché non hai bisogno di fare il fenomeno, non hai bisogno di trattare male la gente, sei già a posto. L'altra mancanza di rispetto di un cliente quando si allarga. Tutti cerchiamo di allargarci, ok? Chiaramente tutti cerchiamo di avere il massimo pagando il minimo, di più, facendo il meno possibile. Ma c'è un limite. A un cliente che se ne approfitta sistematicamente del tuo lavoro è un cancro. Pattuite uno e lui vuole 100. Magari col sorriso sulla bocca, ma sì, ma hai ancora un minuto, ma puoi fare anche questo. Se diventa la regola sei fottuto, per un problema di costo opportunità. Il tempo che tu dedichi gratis a questo cliente che si allarga, lo potresti dedicare a qualcuno che ti sta pagando e riconosci il tuo valore. E un altro esempio classico di mancanza di rispetto è che ti mancano di rispetto sui pagamenti. Da te pretendono tempistica, da noi pretendono la consegna puntuale, precisa, il sollecito, ma ancora non abbiamo ricevuto. Dall'altro lato però il loro pagamento non è puntuale. Allora fammi capire questa regola: io devo essere puntuale con te, ma tu mi paghi quando cazzo vuoi. Quando lavoriamo, alleniamoci, sforziamoci di tenere sempre sulle antenne del rispetto. Rispetto per il nostro valore, rispetto per il nostro tempo, rispetto per la nostra professionalità. Punto.